Tra pochi metri inizia il nostro capodanno 2023. Dietro la mia mano, la parola d'ordine, il rito di iniziazione per questo capodanno. 5 centimetri e siamo arrivati al punto di incontro. Soy el fuego que arde. Anche te non sei male. Inquadra quello della Carlotta invece. Ah sì! Ah! Ma la cosa più divertente di questo capodanno non sono i baffi, ma sono le ragazze che hanno organizzato i nostri pranzi e le nostre cene. E i baffi? Già tolti con la ceretta. Io me li toglievo dal culo e li attaccavo con l'attacca. Non potevo... Il mezzo di questa experience, Polo PSI. Non so se ve l'ho mai detto, ma la mia compagnia ha contratto da diverso tempo la sindrome della famina. Ed è una sindrome molto grave anche perché ogni 30 minuti dobbiamo mangiare. Mi sa che siamo già giunti al secondo errore della giornata. Questa macchina è diventata una macchina kamikaze. Alla guida. Chissà se tutte le macchine ne riusciranno ad arrivare a destinazione. Il mezzo maschio. Raga, volete adesso il regalo? Non ho prenotato a San Daniele per noi 5. No, hanno già rotto. Troie. Le abbandoniamo in autostrada. Portami a San Daniele. Hai già fatto l'evoluzione. Inizia il viaggio. Autostrada, direzione Venezia. Nomadi in cassa. 2 ore di strada. E come dice Buzz Lightyear, verso l'infinito. E porco. I wish you a Merry Christmas. E dopo 2 ore siamo arrivati alla location del Capodanno 2023, San Daniele del Friuli. Pensate che abbiamo calcolato l'orario di partenza giusto giusto per arrivare alla destinazione all'ora di pranzo. 4 ore in anticipo, zii. E so, perché giù adesso è la prima volta. Chi è che ha bevuto un aperitivo al posto vostro? Sono arrivate vive. Hai Gesa qui i deficienti. Gli ultimi 4 concorrenti del Capodanno 2023 sono già qui. Corto, precoce e veloce. Campanino. Saluti. Benzina. E giusto per non essere banali, dove mangeremo? Se non alla casa del prosciutto. La scelta è tra prosciutto, 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 prosciutto e prosciutto. Vino friuliano, me le ho. Cin cin. Ai baffi. I mega portone bancale. Io ed Oscar abbiamo scelto l'opzione da compartir. Ho messo il pollice sopra perché così. Io ed Oscar ci divideremo questo piatto e questo piatto. Test prosciutto di San Daniele. Oh, è buono, raga. Sa da prosciutto crudo. Qui a San Daniele portano l'acqua in questi bicchierini piccolissimi. E questo qui, il Sechama Rasa in Tin. Cosa dice un cane antidroga a fine giornata? No. Secondo step della giornata, senza andare molto lontano dal cibo, la COP. It's time to spesa. La Vinavil possono venire fuori degli scherzi interessanti. No. Spesa fatta. Ora 500 metri d'auto e siamo arrivati dove pernotteremo questa notte. Room tour. Divano letto. Cucina. Corridoio. Bagno. Camera da letto. Compagno di stanza. Ciri Chipsterling. Ma tra poco vi presento tutti gli elementi della compagnia. Pablo, Emilio, Escobar, Gaviria. Manu attiva. Fatto il Pokédex. Madonna che fighe però. Chissà che una mi mette un like. È l'ora dell'aperitivo. Saluti. È arrivato quel momento di lavarsi e di indossare l'outfit del capodanno, che come ogni capodanno farà schifo. E adesso la faccio come i TikToker. E olè, ci siamo. Se siete riusciti a fare di peggio, vi aspetto qui sotto tra i commenti. Adesso ci dirigeremo nella stanza dell'aperitivo. Un bel prosecchino su plastica. Aperitivo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. I ragazzi pronti per la transumanza. Abbiamo deciso di percorrere a piedi i 700 metri che ci distinguono dal ristorante. In questo modo nessuno dovrà essere il pilota disegnato. Mi sai dare la definizione di guidatore designato? L'obiettivo è vicino. Vediamo cosa ci hanno regalato le ragazze questa sera. Location, devo dire, molto bella. Arrivato subito l'antipasto. Sembra un'insalata, ma qui si chiama POC. E non è quello hawaiano. Insalata con della salsiccia sbriciolata sopra. Speciale. Saluti. Saluti. Che grinta. E wiwa. Sono appena arrivati anche i primi. E mi sa che dobbiamo prenotare un tavolo da McDonald's. 3 tortelloni ripieni di gamberi. Mi sa che patiremo di... Molto buoni. Faccio la scarpetta. Ah, così mi riempi un attimo. E questo è il secondo primo. Ci sono 4 paccheri. Inizio ad essere molto molto preoccupato. Buoni sono buoni, ma pochi sono pochi. Questo per me è un grosso problema. Per fortuna che abbiamo ordinato anche il secondo. La fiorentina. Dal taglio dura, sinceramente bollosa. Una gomma da masticare. La delusione nell'aria. Per fortuna che ci sono le ragazze che lasciano gli avanzi. Soy el fuego que arde. Ci deliziamo alla fine con il dolce. Un tiramisucchialo. Ah, beh, dai, buono. Oddio no, 10,59. Razzi, razzi, razzi. Auguri. Saluti. Buon anno. Adesso devo lasciarvi perché devo chiamare mia nonna per fare gli auguri. Sono partiti. Il ritmo latino. Soy el fuego. Aspetta che ti faccio una foto. Vai, fammi una foto. Sono venuto bene? Bella.
Lenticchie, cotechine e crauti. Spero sia offerto. Aspettare! Partito trenino! Partito trenino! Con due vagoni! Stanno sposando! Si stanno sposando! Alla fine della fine avevamo ciapana, avevamo pettinata 19 km, torniamo a casa e proseguiamo la festa. Festa, festa. Ma questa qui è la piazza di San Daniele. Feston bueo in quel di San Daniele. A vedere l'età sta avanzando molto velocemente. Questa è la situazione. Qui ci sono i barman. Gin Lemon. Ma perché te sei nudo? Ah, ma che ali che hai dietro. Manu, Manu. Soy el fuego. Iniziano i giochi ludopatici di Mauro. Un cheeseburger no, del no, mezzo. No, no, Mauro. Si sono mossi i cavalli. Fate una gara con le coppe. Spada, vai con la spada. Coppa, coppa. Erco. Spadaro, spadaro. Spada, spada. Maurizio Pepellini. Sono in negativo di 1, 2, 3. Ed è partita la giocata a 21. Soy el fuego. Colesterolo. Puoi spostare il dietro. Ossigeno. Tarz, stufo. 9, 10, avambraccio. Non c'è un po' di senso. Meningo. Sono come la città in Francia. Ma sei bordo. Come la città in Francia. Porco cane. Bestia la pelle di oca. No, mi sa che perdiamo Mauro, sincero. Tony Baila ha abbandonato la lobby. No, no, l'abbiamo perso. Ma che fa un'embolia? Che colore? 4 ore. Buongiorno. Buongiorno. Andiamo a dare un dolce risveglio ai nostri amici d'avventura. Morning. Adesso inizia a gridare, un po' di coglione. Good morning. Ti puzza di merda, schifo. Non risponde nessuno. Good morning. Se non so letto vestito. Soy il fuego. Dovete sapere che se contraete la sindrome della famina non serve neanche che mettete le sveglie. Ieri siamo andati a letto alle 4. Il circolo naturale ci ha alzato alle 8. Anche perché diciamo che la colazione a buffet è alle 10 chiude. La colazione a buffet non si salta. Tutti quanti scesi alle armi. La famina chiama il rapporto. La colazione è il passo più importante della giornata. Oh, è già tempo di andare. Siamo stati più tempo a fare il check-in che in stanza. Ottimo investimento questa notte. I guerrieri pronti per il ritorno. Purtroppo questo capodanno ha deciso di cadere il sabato e la domenica e così la gita è durata meno del dovuto. Piccola deviazione di percorso. Una deviazione di merda. Volevo andare a fare un giro per visitare San Daniele, ma abbiamo scoperto che nella passeggiata di ieri per andare al ristorante l'abbiamo visitata tutta. Correrò le correnti gravitazionali. Piccolino ma carino, ma ci siamo accorti che a 30 minuti di distanza c'è Udine. E poi abbiamo transennato via Dandolo. Un po' perché sono un po' deficiente. Mi sa che siamo arrivati. Adesso vi presenterò tutta quanta la compagnia, la quale ho preparato chiedendo a tutti quanti tre parole per descrivere. Ce l'hai Maurizio? Oddio, che bella. Bellissimo. Questa è Piazza della Libertà. Che bella. Ma è bellissima. Chili Chipsterling. Sole, cuore, pizza. Da Manno. Lata. Plomo. Maricon. Tommy. Corto, veloce e precoce. Maurizio Peperlizio. Famina, dinamico, catarifrangente. Oskif. Pappagallo. Serpentina, chiavistello. Salcipapas. Salcipapas, pimpa, divertente. Pippa. Pimpa. Come pippa? Sophie the Giant. Bionda, stordita, gigante. Carlottina. Permalosa. Vomitina. E otto. Perché sono l'ottava meraviglia. Marti. Determinata. Permalosa. E lamento. Alet. Bel di carota. Lele. Principessa. Chef di cheesecake. Favolosa. Alimenti. Gna 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 gna. M advice. Emetofobica. Paziente. No, perché la parola che uso più spesso. Giacola J. Solar. Frenetica. Marmorea. Questa è tutta la compagnia. E siamo arrivati in un'altra piazza. Piazza Matteotti. Oh, sta suonano. Le sentite? Ah, il richiamo della famina. Andiamo. Ah, che ricordi. Bello però, Ciao Mix. Aveva già miscelatore automatico dell'olio. Il più brutto praticamente. Sì. Andiamo verso la grande salita. I polpacci tornano a piangere. Facciamo una panoramica alla direttissima. In montagna Udine. La loggia di San Giovanni e i suoi uomini. 110, 210, 310 là. Panorama 110. E questa cosa? No, una chi... Oh mia bella madonnina. Questo è un fortino. Guarda. Questo è un frontino. No, non ti ho ripreso, dillo. E questo è un frontino. E la visuale finale nei giardini che nessuno sa. Partito, è già partito, già partito. Eccolo. Eccolo. Olle! Sono passioni anche queste alla fine. Come fai?
Soy el fuego. Eccolo, ci siamo pronti per il primo pranzo 2023. Se la felicità potesse essere uno schermo sarebbe questo. Buon pranzo di Capodanno a tutti. Ah, che bello, non delude mai. Grazie signore McDonald's. Soy el fuego. Anche quest'anno l'abbiamo iniziato al meglio. Ti condanno a morte. Autostrada, si torna a Vicenza. Lavoro 24 ore al giorno. E così siamo ritornati a casa base. Un abbraccio. Se il video vi è piaciuto ditelo agli altri. Se non vi è piaciuto ditelo a Dennis, che vedrà come migliorare. Grazie a tutti. Bene, arrivato a questo punto non vorrei dirlo, ma penso che il nostro primo giorno del 2023 lo finiremo in questo modo. Questi qui sono gli ultimi sopravvissuti e fino al 2 di gennaio non penso che la situazione cambierà. Cazzo, che bello. Ma ti immagini che sono io?